Bella ragazzuoli qua Hunk e bentornati in questo nuovissimo video di Fortnite. Ebbene sì, come avete potuto leggere dal titolo e vedere dalla copertina, ci sono dei giocatori che hanno un debito in V-Buck con Epic Games. Prima di parlarne però vi ricordo di inserire il codice Lord Hunk all'interno dello shop di Fortnite nella sezione supporta un creatore, così facendo darete un supporto enorme al canale, grazie di cuore. Ma com'è possibile che dei giocatori abbiano sviluppato un debito nei confronti di Epic Games in V-Buck poi? Ve lo spiego subito. C'è da fare una premessa però, questa cosa l'hanno sperimentata solamente i giocatori che come piattaforma hanno Xbox. Infatti, dopo l'ultimo aggiornamento della Xbox in Argentina addirittura, a quanto pare è apparso un metodo per acquistare V-Buck a prezzi più bassi del normale. Il team Xbox e anche quello di Epic Games, accorgendosi subito di questo tentativo di frode, ha prontamente rimosso ogni oggetto ed ogni V-Buck acquistato dai giocatori interessati. E partendo da questo, alcune persone che hanno usufruito di questo bug si sono trovate addirittura un debito in V-Buck all'interno del gioco. Infatti, come potete vedere da questa foto, che è la stessa utilizzata per la copertina del video, questo giocatore si ritrova in possesso di meno 6150 V-Buck. È la prima volta in assoluto che si vede una cosa del genere. Ragazzuoli, nel 2024, dopo 7 anni che è uscito Fortnite, penso sia inutile dirvi quanto è stupido acquistare V-Buck a prezzi ridotti con metodi poco legali. Tuttavia ci tengo comunque a farlo perché, ragazzi, i V-Buck vanno acquistati o all'interno del gioco o solo ed esclusivamente con le card dei rivenditori ufficiali. Non dovete mai e poi mai fidarvi di siti ed escamotage che vi vendono dei V-Buck a prezzo ridotto, perché appunto per risparmiare qualche euro andrete incontro ad un ban assicurato e da oggi a quanto pare anche a dei debiti. Tuttavia, prima di concludere il video voglio fare un piccolo appunto. Staccandoci proprio dal discorso dei V-Buck, l'Argentina, intesa come località virtuale, non è la prima volta che crea problemi ad Xbox. Occhio, non travisate le mie parole, ho detto località virtuale, non la vera e propria nazione. Questo perché su alcuni siti che vendono key virtuali per Xbox, spesso il prezzo per la versione della key argentina costa molto meno. Questo per l'appunto perché in Argentina i giochi costano molto meno. Tuttavia, tanti furboni si comprano comunque la versione della key argentina del gioco che costa di meno e tramite una VPN, quando devono inserire il codice, si geolocalizzano in Argentina così da poter riscattare effettivamente la key, anche se si trovano in un'altra parte del mondo. Ecco ragazzi, anche quella è illegale e utilizzando questo metodo molto probabilmente si va incontro a un ban del profilo su Xbox, quindi anche quello non fatelo. Ovviamente non vi sto dicendo di non utilizzare siti di case perché sono il primo a farlo, io compro spesso su siti come Neb e Instant Gaming, tuttavia dovete solo comprare e riscattare giochi che hanno la dicitura Europe, ovvero Europa, o Global, ovvero Mondiale. In quel caso non c'è nessun rischio di ban o altro, sono semplicemente dei rivenditori che ti vendono un gioco in digitale a prezzo ridotto. Occhio però, questo non vale per la vendita di account, perché quella è seriamente illegale. Infatti su alcuni siti vengono venduti degli account con dei giochi preinstallati, ma quello non si può fare. Lì si sta effettivamente compiendo un'azione illegale perché la vendita di account è severamente proibita. Questo perché ogni account in sé è collegato ad un'email con nome e cognome ed è per l'appunto un'identità digitale. E vendere un'identità digitale è illegale. Quindi, morale della favola, se dovete acquistare su siti esterni acquistate solo key di giochi a prezzo scontato, sì, ma solamente europee o globali. E soprattutto non acquistate V-Buck al di fuori di Fortnite stesso o tramite i rivenditori selezionati da Epic Games. E mi raccomando, non acquistate V-Buck nemmeno da quei siti da dove comprate le key, perché anche in quel caso potrebbe dar problemi e c'è il rischio di ban dell'account. Io infatti ci compro i giochi, ma mai e poi mai mi verrebbe in mente di comprare una valuta virtuale, come per l'appunto i V-Buck. Fatemi sapere qui sotto con un commento che cosa ne pensate voi di questa faccenda della frode di V-Buck. Io vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per i miei social, soprattutto quello del server Discord e quello del canale Telegram dei leak di Fortnite gestito da un mio moderatore, grazie al quale appunto ho saputo di questa informazione e ho potuto fare questo video. Quindi mi raccomando, fate un salto su entrambi, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovo video. Detto questo, grazie di essere arrivati fin qui e di tutto il supporto che date ogni giorno al canale, veramente grazie di cuore ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!